Nuovamente in diretta dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche si è concluso il match tra la Cucine Lube e la Chioene Padova con la vittoria di padroni di casa con il punteggio di 3-0. Nel salutino post partita assieme a Stefano Donati c'è Marco Vitelli. Ciao Marco, noi abbiamo parlato un po' insomma con il vostro tecnico prima dell'inizio dell'incontro, ha detto dovremmo essere bravi chiaramente a cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno nel corso dell'incontro. Oggettivamente quest'oggi la Lube venne offerte poche, pochissime. Sì, le occasioni ce le siamo creati un po' noi il secondo set, arrivando fino al 20 pari, e poi gli altri due set effettivamente la Lube a partire dal servizio è stata quasi perfetta, soprattutto nella fase muro battuta, ed è stato veramente difficile fare side out per noi e quindi le cose sono complicate, soprattutto nel primo set siamo partiti subito se non sbaglio 7-0, quindi poi è stato abbastanza difficile giocare, però noi siamo stati anche bravi nel secondo set comunque a giocare punto punto e a cercare di stare dietro fin quanto possibile. Sì, ciao, buonasera. La domanda riguarda un po' la tua prestazione, forse quella di squadra è stata, come dire, in qualche maniera penalizzata, se così possiamo dire, dall'approccio della Lube che, come dicevi tu, è stata veemente. Ti ho visto battere molto meglio, adesso inizi a battere da qualche tempo salto spin ed è una battuta con la quale mi sembra ti trovi molto bene e t'ho visto anche avere una buona intesa con Soci. Come ti trovi, come va la tua stagione, come ti senti? Allora, sì, con Shoji mi trovo molto bene, credo che la mia intesa adesso piano piano ci stiamo lavorando per far sì che possiamo migliorare di partita in partita e quindi adesso dobbiamo tornare in palestra martedì con calma e pensare soltanto a lavorare per la prossima partita e cercare di fare sempre qualcosina meglio, sia dall'attacco, dall'intesa che con la battuta. Senti, un'ultima cosa, Marco, prima di congedarti, è una partita comunque al di là del risultato che non aggiunge, ne possiamo dire toglie nulla, a quello che è il lavoro, il percorso di crescita che voi state intraprendendo per cercare di migliorare e per cercare anche di raggiungere una posizione di classifica tranquilla, diciamo così. Questa era un'occasione si configurava un po' come un'occasione per cercare di vedere qual era la distanza tra voi e uno dei club insomma, che sono intenzionati a vincere quest'anno. Però insomma voi dovete andare avanti per la vostra strada e magari fare anche tesoro degli errori che avete commesso oggi. Sì, questo sicuramente, come ho già detto prima, noi dobbiamo tornare martedì e pensare soltanto a noi, a lavorare il più sodo possibile per far sì che ottenere i migliori risultati possibili. Finora l'abbiamo fatto, alcune partite abbiamo dimostrato, altre un po' meno, però penso che il lavoro che stiamo facendo in palestra sia quello giusto. Bene, ringraziamo Marco Vitelli, lo congediamo, lo lasciamo andare una meritatissima doccia. Abbiamo qui accanto a noi Kamil Rychlewski, salutiamo Marco Vitelli. Kamil, prego.